E oggi possiamo dichiarare concretamente, oggi domenica 25 febbraio 2018, le contestazioni che fanno a Forza Nuova, a Fiamma Tricolore, al Movimento Italia degli Italiani, è tutta una farsa. Avete visto che ore 14:30 circa non c'è nessun contestatore. Tutti, come si dice in gergo e in napoletano, con i piedi sotto la tavola. I contestatori, i figli di papà, hanno ricevuto la telefonatina che il piatto è pronto, il ragù è in tavola. Quindi si sospende la rivoluzione, si sospende la contestazione ai nazionalisti, alle forze identitarie che ci sono in Italia. Un altro appello a chi fa i complimenti ai centri sociali ed è orgoglioso, naturalmente rivolto al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che ha smesso i panni, anzi la toga da magistrato e fare il giustizialista e veste i panni del pseudo rivoluzionario e a capo delle forze del caos. Avete visto oggi gli italiani, i veri italiani, quelli che rappresentano il fronte Italia e gli italiani, con grande senso di responsabilità, con grande correttezza, ecco, quando è ordine e disciplina, hanno girato già buona parte della campagna, non provocando nessuno scontro, nessun disagio alla circolazione, nessun problema alle popolazioni locali. Questo è l'esempio che dobbiamo dare, è l'esempio. Un saluto al popolo vero di questa città che un tempo era la capitale del glorioso regno delle due Sicilie. Un saluto a tutti i militanti, a tutti i candidati, a tutti i rappresentanti di questa lista Italia agli italiani che riunisce le due comunità, quella fiammista e forza novista, ma un saluto particolare va ai loro degni rappresentanti, ai segretari nazionali Attilio Carelli e Roberto Fiore. Faccio un breve inciso. Ho menzionato non a caso il Regno delle Due Sicilie per ricordare la prima visita avvenuta il 29 di aprile dello scorso anno del segretario nazionale Attilio Carelli alla Basilica di Santa Chiara in Napoli, ove rese omaggio a Sua Maestà Francesco II di Borbone e alla sua regina consorte, Maria Sofia, eroina di Gaeta, il cui ricordo è ancora vivo nel cuore dei meridionali ed in particolare nel cuore di quei valorosi combattenti del Regno Duo Siciliano che difese rimase fedele fino all'ultimo al proprio re e pagarono con indicibili sofferenze questo patto di lealtà, di onore nei gulag piemontesi ove i più perirono. Dicevo, rese omaggio per sottolineare il collegamento esistente tra le battaglie della Fiamma Tricolore, partito fortemente identitario, ed il riconoscimento delle radici culturali e storiche delle nostre genti. In quella occasione ebbe a precisare, e qui risiede la parte importante dell'intervento e della visita, che la questione meridionale non nasce da una lombrosiana genetica incapacità del popolo napoletano di pianificare, programmare, produrre, ma nasce viceversa dall'azzeramento dell'economia, dall'incameramento del tesoro del Regno Siciliano, ricordiamolo, 5 volte più grande di quello sabaudio, dal metodico saccheggio dei territori da parte dei garibaldini prima,
dei luogotenenti senza scrupoli poi, ed infine da frotte di usurai e di affaristi. Ebbene, è qui che nasce il problema che angustia il Sud, il problema della questione meridionale. Ha un inizio ed è questo l'inizio. Bravo, Giorgio! La nostra adesione alla lista Italia agli italiani è stata dettata dalla constatazione dell'intransigente fermezza con cui le classi dirigenti delle rispettive comunità, quella fiammista e quella forzista, si sono da sempre opposte strenuamente a quel pensiero unico, relativista ed antitradizionalista. Oggi la sinistra non difende più questo, difende solamente gli immigrati o i diritti gay, oppure tutto ciò che non appartiene a quello che è lo Stato sociale. Noi in realtà in questo momento stiamo difendendo lo Stato sociale ed è il vero motivo per cui stiamo acquisendo consensi. Allora, immediato blocco dell'immigrazione con rimpatrio di 2 milioni di immigrati immediatamente, rinascita demografica, quindi dare la possibilità alle famiglie giovani di avere più figli, dando uno schema di acquisto delle case a riscatto e proprio incentivi per avere più figli. E poi la sovranità monetaria innanzitutto, perché se non abbiamo la sovranità monetaria non possiamo spendere come, dove e quando vogliamo, che è la prima libertà che uno Stato deve avere. Ma dunque in questo momento no, la fiamma tricolore è con forza nuova e attorno a questo progetto Italia agli italiani si sono aggregate moltissime formazioni, segnalo ad esempio la presenza di Cito a Taranto e di una senatrice De Pin, ex esponenti della sinistra, della Rifondazione Comunista, non solo della destra radicale. Quindi questo è un progetto che andrà avanti nel tempo e che ha come obiettivo quello di aggregare tutti gli italiani che vogliono salvare la patria. Francamente io non posso stare dietro a quelli che sono i programmi dei centri sociali o degli antagonisti, nel senso che è un atteggiamento molto isterico da parte loro. Io ieri ero a Trieste, una città fondamentalmente patriottica con una storia particolare, hanno organizzato in fretta e furia anche una manifestazione lì, quindi oggi mi fa piacere sapere che a Napoli non c'è stata questa volontà, vorrei che fosse il segnale di un cambiamento di strategia. In realtà io penso che purtroppo sia stato tanto il veleno e l'odio inoculato negli italiani attraverso i media negli ultimi tempi. La Cassazione, in realtà è una sentenza, c'erano già state sentenze di questo tipo, ma secondo me questo non ha un valore politico. Ha il valore di confermare che non è vero che ci sia una Costituzione antifascista, nel senso che basta leggere la Costituzione e si vedono alcuni punti, alcuni articoli che sono anzi profondamente influenzati dal ventennio precedente. Pensa all'articolo 31, all'articolo 47, al 39, tanti punti che oltretutto sono in difesa dello Stato sociale. Io ritengo che in questo momento l'Italia non si divida più fra fascisti e antifascisti, o comunisti e anticomunisti, ma fra patrioti e gente che odia l'Italia. L'Italia in questo momento ha altri problemi piuttosto che il fascismo, ha il problema dell'immigrazione, ha il problema della sovranità che oramai è scomparsa, ha il problema del carattere nazionale che oramai si sta perdendo. Quindi l'intervento nostro è particolarmente acuto e importante in difesa dei diritti sociali, ad esempio, e questa è una battaglia importante. Lì non vediamo destra o sinistra, vediamo gente che si affianca a noi per la difesa dei diritti sociali e gente a cui non importa più nulla dei diritti sociali degli italiani. Antifascisti praticamente ossessionati da un fascismo che non esiste. Antifascisti ossessionati dal fatto che ci possa essere una formazione di stampo patriottico e sociale e cristiana come la nostra che possa toccare il cuore degli italiani, e in quel momento sarebbe la premessa per una vera e propria rivoluzione nazionale, ciò che sta avvenendo nei paesi dell'est.
Me lo spiego semplicemente con il fatto che queste manifestazioni e questa alleanza fra certa magistratura, i centri sociali e i media è un qualche cosa che vediamo ovunque si profili un pericolo percepito così da loro di stampo patriottico. È stata la stessa cosa con Marine Le Pen in Francia poco tempo fa, è stato addirittura lo stesso con Trump in America appena si è insediato. Alleanza fra magistratura, media e estrema sinistra, e stiamo assistendo alla stessa cosa in Italia perché hanno paura di questa avanzata dei movimenti nazionalpopolari. Io vorrei che innanzitutto mi si chieda perché io ho gridato a squarciagola e ho parlato della mafia criminale nigeriana, che oltretutto voi come campani doveste conoscere perché c'è un insediamento fortissimo qui a poche decine di chilometri, ne ha parlato anche Roberto Saviano, oltre che il commissario antimafia. Mi sento macerata perché la premessa dell'atto di Traini è quello che è avvenuto alla ragazza Pamela. Quindi, premesso questo, che il fatto di Traini nasce da questo orribile crimine, noi non abbiamo mai condonato il fatto di Traini, ma l'abbiamo messo in un contesto in cui la giustizia doveva riprendere equilibrio, in una città invece che era totalmente squilibrata. Quindi abbiamo detto che non era un mostro, aveva fatto qualche cosa di sbagliato, e lì anche c'è stata l'offerta, fra l'altro non recepita, delle spese legali. Ma i nostri legali in questo momento sono molto concentrati sulla procura di Macerata per mettere in luce quelle che sono delle strane omissioni che abbiamo visto rispetto alla mafia nigeriana. Vi ricordo ad esempio, e questo è un fatto importante, che in questo momento in Italia non esiste un procedimento associativo nei confronti della mafia nigeriana, ed è gravissimo. Come giudica l'aggressione di Palermo? L'aggressione di Palermo è il risultato di quest'odio inoculato e di questa convenzione ad escludendum fortissima. Sono responsabili morali coloro che hanno in questo periodo ricostruito il concetto, ripristinato il concetto che uccidere un fascista non è reato. Queste sono cose che non possono rimanere solo verbali, purtroppo, e diventano anche fisiche e concrete. Noi abbiamo avuto la responsabilità di mantenere equilibrio, fermezza e disciplina all'interno del movimento. Ma riteniamo che se quest'odio continua a propagarsi, gli attacchi continueranno.